Dopo quasi 30 anni dal progetto iniziale, apre finalmente l'ultimo tratto della Buddi Buddi, per Sassari la strada del mare. Per ultimare lo spezzone di competenza comunale, a dicembre 2017 erano stati reperiti i fondi e grazie all'impegno dell'impresa appaltante, i lavori sono stati consegnati con 90 giorni di anticipo rispetto alla data indicata. La strada si è così potuta inaugurare in corrispondenza delle feste natalizie. Per l'ultimo tratto di strada sono stati necessari 1.600.000 euro, investiti interamente dal comune. La chiusura al traffico è stata di 13 giorni a fronte dei 2 mesi previsti. La quattro corsie Buddi Buddi è ora completa per il traffico automobilistico ed è dotata di una pista ciclopedonale realizzata insieme alla strada, priva di barriere architettoniche. Per attraversare la strada, nel tratto Bar Graziella è stato installato un semaforo a chiamata, completa anche l'illuminazione. Oggi il taglio del nastro con il sindaco Nicola Sanna, con l'assessore alla mobilità Antonio Piu, con il responsabile della ditta Icort che ha eseguito i lavori Pierpaolo Tilocca. Mi pare che abbiamo dimostrato con la conclusione di quest'opera, che era attesa ormai da un ventennio, di saper fare il nostro mestiere, recuperare intanto le risorse, perché non avevamo più le risorse per completare questi pochi chilometri, e soprattutto trovare imprese capaci, con il direttore dei lavori e struttura comunale, capaci di portare a termine con convinzione l'obiettivo. Un'arteria importante per la città, 1.600.000 euro da maggio a dicembre di investimento. Io spero che sia di buon auspicio la parte finale di quest'opera, cioè i tempi che sono stati rispettati, anzi che sono stati anticipati. In alcuni casi fare un'opera, un'infrastruttura così importante diviene sempre molto molto difficile da far rispettare i tempi, e noi ci siamo riusciti. Quindi insomma un'opera sotto Natale importante inaugurata da questa amministrazione. Dopo l'inaugurazione, la strada è subito stata aperta al traffico.